Bentrovati, oggi siamo qua con Lupo e da remoto abbiamo Francesca e Marcello che ci parleranno di Land of the Free. A tra poco con Tiny. Bentrovati, grazie ragazzi per essere qui. Abbiamo Lupo che è una delle colonne portanti di Terre Spezzate. Direi che è un titolo che ti meriti. Francesca, che ha scritto L'Arp quali Salt e Piccole pietre preziose, e Marcello, che è un po'... Marcello, tu fai un po' di tutto, sei uno scenografo, ma anche uno stuntman provetto da quando sei stato eiettato da un galeone, sei il maestro dei concept perché dai sempre idea a tutti per eventi che vengono poi realizzati. Noi ci siamo visti le ultime volte a 9 gradi Salt come staff, tu sei un po' il prezzemolo che è dappertutto. Grazie. Bentrovati ragazzi, bentrovati. La città stilistica di Marcello è dare l'idea agli altri, guardarli dritto negli occhi e dire: questa è un'idea geniale, adesso la scrivi tu e poi andartene. Questo è... Beh, non è un superpotere da poco, non è un superpotere da sopravvivere. Spesso sono davvero buone idee. Che... Infatti. Allora, una di queste idee pare essere Land of the Free. Esatto. Francesca, vuoi parlarci un po' di Land of the Free? Cos'è? Ok, cos'è Land of the Free? Allora, in Land of the Free la nostra idea di base era cercare di raccontare la guerra in Afghanistan secondo una prospettiva un po' diversa dal solito. Cioè, il nostro focus sarà sulla vita all'interno di una base militare. Quindi, sì, la guerra, ma non in prima linea. Ma appunto all'interno della vita quotidiana, ecco, del soldato. Marcello, abbiamo parlato del tuo dono di essere prolifico di idee. Vuoi dirci nello specifico come è nata questa idea di questo evento? Allora, l'idea di Land of the Free è nata alla fine dello smontaggio dell'ultimo Salt, quando ogni giocatore che incrociavo veniva da me e mi diceva: certo che questi soldati sono proprio stronzi, questi soldati li odio tutti, in generale io vengo da una famiglia da tutti i miei parenti brasiliani sono militari, e ero lì che pensavo fra me e me, ma l'idea che io volevo dare non era che i soldati erano delle brutte persone, cioè nel senso sì, in zone di guerra fanno cose brutte, spesso i soldati sbandati fanno dei casini, però non sono tutti così. Scriviamo un evento su quello che fanno davvero i soldati, sulla loro quotidianità, sulle storie che si raccontano. Spesso noi non abbiamo davvero idea di quello che fanno in tutto il conflitto, perché è una realtà molto lontana da noi. Diciamo, che cosa c'è in tutto il resto dei giorni in cui tu non sei effettivamente in un conflitto aperto, no? Certo, c'è quell'episodio specifico, sensazionale, che senti al notiziario, ma tutti gli altri giorni? Cioè, come sono riempiti, come sono scanditi? Sono tutti argomenti che difficilmente vengono affrontati, quindi dopo ti chiedo, le ispirazioni per queste tematiche, quali sono state? Ma allora, l'ispirazione iniziale del progetto, che è venuta a Marcello dopo aver visto un documentario che si chiama Restrepo, sulla guerra NATO in Afghanistan, ed è un documentario molto, molto realistico e molto addentro alla vita quotidiana di uno specifico gruppo di soldati che si è trovato per un periodo molto lungo, tra l'altro mi pare siano rimasti addirittura 18 mesi in servizio, che è un tempo molto, molto più lungo di quello che è di solito il tipico deployment americano all'estero, in un avamposto chiamato appunto, soprannominato poi Restrepo, nella valle del Korengal, che è una di quelle zone dell'Afghanistan dove c'è stata la guerra vera, dove anche sul campo decine di soldati occidentali sono stati uccisi e hanno combattuto effettivamente, e il documentario parla di questo. Poi non voglio spoilerarlo, guardatelo se vi piace. Questa è stata una delle ispirazioni principali, insomma. Fra, è la seconda volta che ti trovi alla scrittura con un ruolo principale di un LARP ambientato in uno scenario di guerra. Quindi ti chiedo, che differenze ci sono a livello di scrittura e di organizzazione tra Salt e Land of the Free? Allora, diciamo che c'è una caratteristica di diversità che salta subito all'occhio, no? Perché in Salt quello che noi abbiamo voluto rappresentare era l'esperienza
della guerra dal punto di vista del civile, quindi il personaggio che non dovrebbe essere il protagonista del conflitto, ma alla fine no, è quello che fa le spese più duramente. Quindi tutto quel sentimento che gira intorno al venire sradicati, sballottanti, colpiti e privati di qualunque cosa e rimanere un po' sostanzialmente in balia degli eventi da questo punto di vista. Land of the Free vuole offrire la prospettiva quasi forse opposta, perché sarà centrata tutto sul punto di vista invece dei militari, non ci sono civili, l'esperienza è sostanzialmente quella di chi invece la guerra la fa, non la subisce, ma in un certo senso forse scopriremo che in una certa misura anche i soldati, no? In realtà per tante cose subiscono la guerra da questo punto di vista. Sono due facce della stessa medaglia. Non c'è un buono, non c'è un cattivo, non c'è una persona che subisce, una che infligge, anche se ovviamente poi in realtà è così, no? Per quel che riguarda invece quello che deve aspettarsi il giocatore, Lupo, vorrei chiedere, se io mi iscrivo a Land of the Free, che tipo di esperienze di gioco devo aspettare? Di soffrire? No, costante stilistica. Costante stilistica. Questo è sempre vero. No, Land of the Free vuole essere un evento molto esperienziale, molto realistico, o diciamo, realistica è una parola sempre un po' così, diciamo molto credibile, molto verosimile, nel senso che cercheremo di andare a essere storicamente fedeli e anche psicologicamente credibili in tanti aspetti, dall'equipaggiamento, di cui magari vi parlerà poi meglio Marcello, anche alla gerarchia, alla struttura, al tipo di attività che faranno questi soldati, dai i turni di guardia, le perlustrazioni, la vita di caserma, diciamo, non sarà una vera e propria caserma, ma un avamposto un po' più di fortuna, come poi effettivamente era sul campo. Però sicuramente il realismo e l'approfondimento storico, anche se parliamo di storia contemporanea, sicuramente è un po' la cifra principale dell'evento e la cosa che si può aspettare il giocatore o la giocatrice. E puoi anticiparci qualcosa a livello dei gruppi e del come si struttura il gioco a livello della volentieri divisione? Volentieri, allora tutti i personaggi sono militari, come diceva Francesca non ci sono civili tra i personaggi giocanti, chiaramente con la varietà dei ruoli che ci si può aspettare all'interno dell'esercito, potrebbe esserci il cuoco, ma è comunque un soldato inquadrato nell'esercito. Ci saranno la maggior parte dei soldati, il gruppo principale saranno i soldati statunitensi, ma ci saranno anche altri rappresentanti della coalizione NATO, anche un gruppo di contractor prevediamo e anche un gruppo di soldati dell'esercito regolare afghano, cioè dell'esercito alleato della NATO. Non ci saranno invece personaggi giocanti guerriglieri né civili locali, perché quel tipo di punto di vista non rientra in quello che volevamo rappresentare nell'esperienza e quindi saranno poi eventualmente interpretati da PNG, da organizzatori. Questa è un po' la struttura dei gruppi. Se posso aggiungere una cosa? Sì. È sicuramente vero quello che ha detto Fra, cioè che la cifra di stilistica, la base è di cercare di avvicinarsi il più possibile, no? Realisticamente a quella che poteva essere l'esperienza reale appunto del soldato in Afghanistan, e vorrei aggiungere che spesso è sorprendente in realtà da questo punto di vista. Non bisogna aspettarsi solamente una vita alla caserma fatta di ricognizioni e di non so, esclusivamente di cameratismo e di esercitazioni, ma in realtà un'esplorazione anche in tutto il resto, no? Tutto quello che c'è dal mattino alla sera nella vita di una persona che vive in compagnia di altre 20-30 persone per parecchi mesi in una situazione di stress in cui sta la vita sostanzialmente. Quindi esploreremo anche a fondo ciò che riguarda un po' l'organizzazione, se vogliamo, con delle dinamiche un po' surreali anche da ufficio, no? Della vita di questi gruppi di soldati. Prendendo ispirazione moltissimo anche da un altro bellissima opera che volete recuperare, che è Generation Kill, da questo punto di vista, una serie forse dell'HBO, lo ricordo, molto molto bella, sì, che è appunto centrata proprio su questo, no? Sono gli autori di The Wire. Perché è bello allora. Ho un'ultima domanda, veloce veloce, per Marcello. Puoi anticiparmi qualcosina riguardo la costumistica, gli effetti speciali, insomma, il comparto scenografie?
Spoiler! Allora, per essere breve e semplicista, dice semplicista? Sì, sì, l'hai detto. Sì. Io sono entusiasta, diciamo questo termine per me grande, di poter provare a portare nel mondo dell'ARP alcune delle tecnologie che ho imparato a usare sul set facendo cinema. Quindi come vorrei che gli effetti fossero il più realistico possibile. Senza uccidere nessuno. Senza uccidere nessuno, senza far perdere arti, gambe, ah, no? Alla gente. No. Non è quello per cui sono noto. Ma anche riferito alle uniformi, cercheremo di essere il più storicamente accurati possibile. Cercheremo di fare in modo che il equipaggiamento abbia, nel modo più giocabile possibile, circa lo stesso peso. Aspettiamo di fare delle cose molto belle. Ok, io vi ringrazio tutti quanti per il tempo che ci avete dedicato. Ringrazio anche il nostro pubblico e vi do appuntamento a tutti alla prossima puntata. Ma puttana galera, ma è possibile che teniamo delle caramelle marce come scenografia che poi uno le mangia davvero e invece fanno schifo? Cioè, ma quante volte ho detto che le cose andate a male?